Rettore, un momento per trarre un bilancio dei primi 6 mesi di attività. Sì, è un momento di condivisione con tutti, soprattutto per dare contezza ai ragazzi, alle famiglie, alla città di quello che abbiamo fatto in questi primi 6 mesi, di cui siamo molto orgogliosi del lavoro fatto. Ci sono dei numeri che è importante che noi sappiamo? Beh, lo sentirete dopo, ma certamente abbiamo voluto aprire la no tax area fino a 23.000 euro di reddito ISEU, che rappresenta una grossa fascia di studenti che non hanno le possibilità economiche e oggi si iscriveranno grazie alla no tax area all'Università di Messina. Abbiamo ridotto il costo per coloro che vogliono ricostruire la carriera, abbiamo potenziato l'attività di ricerca dei dipartimenti. Abbiamo un progetto, grazie alla collaborazione molto importante che abbiamo istituito con la Regione, un progetto di 1 milione di euro, di cui una parte andrà per Buonilibro e un'altra sempre per coloro che hanno problemi economici e un'altra parte per migliorare i trasporti presso la sede decentrata, finanziamenti importanti per la cittadella, ci sono molte attività che abbiamo messo in cantiere. Beh, un bilancio di grande lavoro, di grande impegno, un punto di partenza, non di arrivo, anche se spero di condividere con voi quanto molto importante abbiamo fatto in questi primi 6 mesi, ma lo scopo è quello, come ho detto questa mattina anche durante l'inaugurazione del congresso che ho aperto oggi, il nostro scopo non è vivere il presente ma costruire il futuro delle nostre generazioni. Con questa visione cerchiamo di fare la nostra politica accademica. Beh, questo si può superare intanto per quanto riguarda l'università, come ho detto più volte e lo ripeto, insegnando ciò che serve e non ciò che sappiamo. L'università non è un organo di collegamento. Noi dobbiamo formare le generazioni del futuro. Ogni nostro laureato, ogni nostro specializzato che trova un posto di lavoro in qualsiasi parte del mondo significa che abbiamo formato bene. Attraverso la sinergia col comune e con la provincia possiamo andare a costruire quelle possibilità e quell'humus di lavoro che serve ma fuori all'università, grazie alle competenze che noi diamo ai ragazzi. Abbiamo potenziato l'attività dell'Erasmus Plus, abbiamo potenziato il numero di visiting professor che vengono all'università e stiamo continuando a sottoscrivere rapporti importanti con altre università. Un percorso per l'inserimento lavorativo, vedevamo prima che state facendo proprio un lavoro in questo senso. Beh, sicuramente abbiamo sottoscritto dei importanti rapporti, per esempio con la Price Waterhouse, per fare già dello scouting all'interno dei corsi di laurea, cercando proprio nell'ambito della terza missione di migliorare quelle che sono le nostre attività e quelle che sono le possibilità dei nostri ragazzi.